Durante i lavori di svuotamento e messa in sicurezza di un vano vicino alla Cappella dell'Itria, nella Basilica Cattedrale di Gerace, sono state effettuate scoperte archeologiche sensazionali. Ieri l'incontro promosso dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria ha rivelato ai presenti e ai giornalisti nuovi ambienti e rari reperti, spostando la fase archeologica dell'edificio all'età greco-bizantina del IX secolo. I reperti includono tre tombe scoperte a 5 metri sotto il pavimento interno alla basilica. La scoperta è stata presentata in una conferenza stampa con la partecipazione dello stesso vescovo Monsignor Francesco Oliva, il quale ha confermato la storicità della giornata, sottolineando l'importanza di far rivivere e rendere fruibili le bellezze storiche. Monsignor Oliva ha inoltre espresso soddisfazione per i progressi dei lavori finanziati dal PNRR in 7 cantieri della diocesi. Sì, diversi eventi che si sono uniti in una giornata che definirei storica. Innanzitutto abbiamo fatto un primo incontro con i tecnici che partecipano alla gara nella realizzazione dei progetti che viene il PNRR, 7 interventi nella diocesi molto importanti, uno più importante dell'altro. Abbiamo avuto un confronto con questi tecnici che hanno elaborato lo stato della situazione, fatto il punto progettuale. La soddisfazione è che il cammino sta andando avanti nel rispetto dei tempi che devono essere abbastanza ben definiti e rispettati. Primo momento questo. Ci siamo soffermati particolarmente sull'intervento nella nostra concattedrale basilica di Gerace con il fondo del PNRR, un intervento molto importante di messa in sicurezza antisismica. Secondo momento è stato il momento della presentazione di questo intervento in corso nella cattedrale da parte della sovrintendenza, durante il quale sono emersi dagli scavi alcuni elementi archeologici molto importanti che ridefiniscono alcuni aspetti storici molto, molto importanti. Anche i reperti che sono venuti fuori sono esposti nella cripta della Basilica, ci danno delle considerazioni storiche di grande rilievo, quindi c'è materia per gli storici. Il sindaco Salvatore Galluzzo ha confermato la disponibilità dell'amministrazione a collaborare e ha menzionato un protocollo per la creazione di un laboratorio di formazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, incluso in un progetto per l'auditorium della cittadella. È una giornata particolare oggi qua a Gerace, in quanto ci sono degli eventi che credo rimarranno nella storia, in quanto poco fa in Basilica si è presentata queste nuove scoperte che rappresentano una riscrittura della storia non solo della Basilica di Gerace ma anche dell'intera nostra cittadina, e alla presenza delle massime autorità provinciali, e credo che sia il momento, grazie a questa sinergia che è nata, che si è rinnovata con il Ministero dei Beni Culturali, la Diocesi e il Comune, di dare nuova linfa e nuovo impulso a quello che è il percorso già tracciato e che è stato già delineato per l'utilizzo dei fondi della linea dei borghi, dei 20 milioni di cui è stato destinatario il Comune di Gerace. Il direttore dell'Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto della Diocesi, Giuseppe Mantella, è stato insignito della cittadinanza onoraria durante la cerimonia in un successivo consiglio comunale, sempre a Gerace. Intanto un finanziamento è recuperato sul filo di lana, già questo ci rende orgogliosi del fatto di essere riusciti in questa impresa che pensavamo assolutamente impossibile. Ci aspettiamo di continuare a raccontare la storia millenaria di questo luogo così straordinario e non pensavamo di raggiungere questi risultati in così poco tempo. Non stiamo riscrivendo la storia della cattedrale, ma stiamo continuando a raccontarla retrodatando quello che è la storia della cattedrale, che si pensava fosse un pochino più recente, cosa che vi hanno già detto i nostri archeologi rispetto a quello che si pensava. Quindi non soltanto le murature, non soltanto i frammenti ceramici, ma soprattutto questi due capitelli a stampella con le loro croci ci raccontano una storia di straordinaria importanza dal punto di vista anche dei materiali da utilizzare e delle maestranze che lavoravano già nel IX, X, XI secolo nella cattedrale di Gerace, nella città di Gerace, che non nasce quindi
come un luogo sperduto nel VII e nell'VIII secolo, ma già era un grandissimo luogo di grande importanza. Le scoperte all'interno della Basilica si collegano ai progetti più ampi per preservare e valorizzare il patrimonio culturale della regione. Maria Mallemace, direttrice del segretariato del MIC Calabria, ha sottolineato l'impegno nel non disperdere i fondi e ha indicato possibili futuri scavi. La regione punta a diventare un patrimonio dell'UNESCO e queste scoperte contribuiscono a raggiungere questo risultato. Grazie a un finanziamento che era stato assegnato dal Ministero della Cultura per la verifica del rischio sismico, è stato possibile avviare un'attività di verifica e di pronto intervento per la messa in sicurezza della Cappella dell'Itria, che si trova esattamente sotto quella zona, e a seguito di interventi di finalizzati al consolidamento è stato avviato un primo scavo necessario per poter indagare per l'appunto questa area. Dallo scavo è emersa una realtà completamente diversa da quella che ci si aspettava di trovare, e oggi possiamo sicuramente dire che la storia di questa cattedrale viene retrodatata e di tanto, e potrete godere di questa visione. C'è un muro, ci sono dei piani di calpestii. Vi invitiamo tutti lo scavo sarà aperto soltanto oggi e domani, poi riprenderanno i lavori chiaramente, e vi aspettiamo in un'altra occasione per potervi presentare i dati finali di questo studio, che è veramente in uno stato quasi embrionale. È stata accertata per la prima volta una preesistenza rispetto alla cattedrale per come la conosciamo noi oggi. Le strutture che noi vediamo attualmente in elevato sono riferibili grosso modo sempre ad età normanna, tra l'XI e il XII secolo, mentre noi abbiamo ritrovato delle strutture murarie che per forza di cose, sia a livello stratigrafico sia a livello storico, devono essere databili ad età alto medievale, quindi al periodo bizantino. Ci sono delle strutture relative a dei gradini, a delle panche realizzate in muratura, cosiddetti subsellia, e abbiamo anche un muro di tramezzo che ci indicano naturalmente come doveva grosso modo rapportarsi la chiesa preesistente rispetto a tutto il resto che ci doveva essere in quella che noi oggi conosciamo come cripta. Un lavoro da fare importante sarebbe quello di aprire un saggio di scavo dove ci troviamo ora, ovvero nella zona ovest del saggio già realizzato, soprattutto perché da questo lato noi abbiamo delle strutture murarie che non riescono bene a integrarsi con la struttura che abbiamo ritrovato, e questo può essere indagato esclusivamente ampliando l'area di scavo, come tra l'altro è stato già detto ed è stato già prospettato dai tecnici della soprintendenza.